L'altro giorno è venuta da me una signora per chiedermi aiuto rispetto alla sua separazione con il marito. Signora di mezz'età che mi ha raccontato che era da un po' di tempo che le liti cominciavano a essere sempre più frequenti. Ed è una situazione molto comune perché lei mi diceva: Roberto, mi sono trovata in un momento all'altro in una specie di rete che mi avvolgeva e mi intricavo sempre di più perché più cercavo di risolvere problemi, litigi all'interno della coppia e più questi andavano ad aumentare. Forse è capitato anche a te di trovarti in relazioni di coppia che più che relazioni di coppia sembrano diventare un campo di battaglia oppure un ring dove si fa a cazzotti dalla mattina alla sera e tutto ciò che si dice o che si fa diventa una sorta di pretesto per litigare. Io sono Roberto Ausilio, psicologo della salute e psicoterapeuta e mi occupo di aiutare le persone ad abbassare il freno a mano e a vivere la propria vita nel miglior modo possibile. Se ti interessano i temi della psicologia e della crescita personale, dai un'occhiata al canale YouTube Psicologia e Vita e ai miei siti. E in questo video voglio parlare con te di quelli che possono essere i tre motivi principali, a mio avviso, di queste benedette liti di coppia per riuscire a capire come poterli superare al meglio. O almeno ci proviamo, ragazzi. Poi, se avete altri suggerimenti, scriveteli qui nei commenti perché siamo tutti sulla stessa barca, eh. Allora, primo, divergenze valoriali. L'esempio che faccio abbastanza spesso è dico lui ha come primo valore l'avventura, lei ha come primo valore la sicurezza, che è una roba che succede abbastanza di frequente. E quindi tutte le volte che lui dice tesoro andiamo in montagna, andiamo a esplorare nuovi posti, lei dice ma no, ma scusa c'è da sistemare la caldaia. Quindi dopo un po' questi due cominceranno a litigare per qualsiasi cosa, perché lui si sentirà incompreso nella sua voglia di espandersi, di esplorare il mondo, e lei si sentirà incompresa nella sua necessità di trovare dei porti sicuri dove approdare. Secondo motivo è l'incapacità di comunicare. L'incapacità di comunicare è la difficoltà a conoscere le tecniche comunicative che noi psicologi insegniamo, tipo l'ascolto attivo, tipo la riflessione empatica, tipo il messaggio io, tutta una serie di accorgimenti che ci danno la possibilità di comunicare con l'altro in maniera efficace piuttosto che andarsi a scontrare l'uno con l'altro. Questo si può imparare e la nostra comunicazione e la nostra vita di coppia ne può trarre grande beneficio. Il terzo motivo per cui si litiga spesso può essere un elevato livello di stress. Ad esempio, i figli adesso devono fare tutte le video lezioni, oppure ci sono dei problemi con le famiglie di origine, ci sono tutta una serie di stress relativi alla vita lavorativa che inevitabilmente si ripercuotono all'interno delle nostre situazioni di coppia e rendono facile il crearsi di attriti e problematiche. Anche in questo caso, una buona psicoterapia, comunque un percorso individuale o di coppia, può fare veramente la differenza. Così come può fare la differenza per tutto ciò iscriversi a Love Lab, che è la nostra nuova fighissima community in cui approfondiamo queste tematiche e ha l'obiettivo di imparare ad amare meglio, visto che nessuno ci insegna a farlo. Possiamo avere uno spazio dove poterci confrontare e crescere insieme. Quindi se ti va, dagli un'occhiata. E ricordati che, come dice Emerson, l'unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere. Ciao, buona vita.